Mobile Spirit finiranno mai? Ne dubito. Allora, Luna, barra Moon, o Selene, come cazzo dovete chiamarla, tanto comunque non la chiamerò mai con quel nome lì, io la chiamerò Moon, barra, ma, Moon, o Luna, Moon comunque la chiamiamo, allora, Luna, comunque. Ora, questo personaggio, vabbè, inizia la sua avventura da Alola, come spiange tutti quanti, dopo essere stata sferita in alto da una ragione, bla 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 bla. Allora, da lì, incontra Mark e Lucas, viaggia con loro. Fa il viaggio classico, fa pure il giro, fa il giro dell'isola, non è che ci sappia troppo fare, cioè comunque non è andato, cioè, abbastanza capace. Il suo sogno è diventare una specie di maga, no? E quindi automaticamente prende ovviamente per Marina per il fatto che forse è quello che c'è un pochettino più di senso, ma perché gli altri due non li vogliono andare, onestamente. Dopodiché facciamo il solito viaggio. A un certo punto, durante un certo tot, durante un certo periodo, Luna ha, vi dico subito, cambiato personalità. Luna e l'altra che invece si chiama Moon, no? Moon prende il controllo, no? Moon è mezza pazza come personalità, quindi fa un casino della Madonna, fa lasciare gente, ammazza quasi qualcuno, crea un casino nella regione, fa casino e basta. Ma alla fine i personaggi e Luna nel subconscio riescono a sconfiggerla definitivamente e a mandare a fanculo definitivamente questo personaggio del cazzo che aveva causato solamente problemi. E vuole partecipare al torneo, uno perché vuole rincontrare Marco, perché dopo quello che è successo, diciamo che non è che gli sia andato troppo. Diciamo che comunque dopo quello che è successo l'ultima volta ha fatto andare in coma Leaf per non troppo tempo, ma comunque l'hanno fatto andare in coma. Per le più witty comunque si è ripresa, tranquilli. Quindi automaticamente vorrei incontrarlo per riuscire a parlarci un secondo e per di fargli capire che non è più quello che è. E poi dopodiché anche per il fatto che vuole, come possiamo dire, vuole far vedere anche lei comunque che è comunque forte, quindi vuole anche vincere sto cazzo di Pigwitty, no? Quindi questo è quello il motivo per cui c'è. E da me c'è tutto, e ci vediamo al prossimo video.